Ciao amici, bentrovati sul canale, benvenuti in un nuovo video. Questa sera video outfit, un video outfit, sto uscendo per una serata e ho deciso di indossare questo outfit così composto. Indosso una camicia in seta nera di Soallure. La camicia è molto bella, ve la faccio vedere anche sul retro quanto è bella. Con questa parte in pizzo e tutti quanti i bottoncini, come potete notare. Dopodiché, sotto che cosa ho deciso di indossare? Indosso un paio di pantaloni di caos fatti con queste pants, un pantalone abbastanza largo, molto morbido, con questa fantasia floreale, con queste bande nere. E l'elastico alla caviglia. Il pantalone, pur essendo rosa, non risulta affatto trasparente perché appunto ha un pantaloncino al suo interno che va a coprire il tutto ed indosso sotto una bellissima décolleté di L'Autre Chose. Questo outfit mi piace tantissimo perché lo trovo un outfit super adatto alla stagione, un outfit abbastanza elegante, ma non troppo allo stesso tempo. Quindi un outfit che si presta ad essere sfoggiato in questa stagione. Ovviamente, se uno ha necessità, può andare ad arricchire il tutto con una giacca sopra. In questo caso, può mettere benissimo una giacca di pelle nera. Sfoderato, una giacca di pelle non troppo pesante. Che profumo ho deciso di indossare? Indosso questo profumo di Apiarium che è vaniglia e mandorla o eau de toilette. È una mandorla non troppo dolce, benché abbia la vaniglia, è un profumo la cui persistenza è non esagerata, non lascia una particolare scia, ma è un profumo che sicuramente va bene per tutti i giorni, ma va bene sia nella stagione invernale, ma anche in queste sere di primavera. Quindi è un profumo che assolutamente vi consiglio, anche perché il suo costo è un costo piuttosto irrisorio. Io l'ho già indossato, ve lo consiglio anche magari. Ad esempio, io ho fatto l'altro giorno un layering molto particolare utilizzando acqua di sale e poi dando una spruzzata di questa vaniglia mandorla di Apiarium. Devo dire che il risultato è stato davvero incantevole. Così come incantevole, secondo me, è quest'outfit. Non andrò ad indossare nessun gioiello. Se vi interessano, i pantaloni sono appunto del brand Chaos, ma sono di una vecchissima collezione, ma li trovate, cioè li trovate non magari in questa fantasia, ma in un altro modello. Io sto indossando la taglia small in questo momento. Mi sarebbe andata sicuramente anche un extra small, perché vedete com'è, però preferisco appunto il pantalone che stia un pochino più morbido, che non segni assolutissimamente. Se invece preferite il pantalone proprio più fasciato, in questo caso potrete andare a scegliere, se avete un fisico simile al mio, una taglia S. In questo caso poi io, ripeto, lo abbinate con queste scarpe con il tacco, ma potete tranquillamente andarle anche ad abbinarle con una sneakers nera o con una sneakers che vada a riprendere il colore del fondo del pantalone o uno dei colori per quanto riguarda i fiori che sono presenti come fantasia sul pantalone. Detto questo, io spero di avervi tenuto compagnia. Un bacio a tutti, alla prossima!